Eccoci allenatori, andiamo a spacchettare altre 15 bustine della nuova espansione Pokémon Astri Lucenti! Le nuove carte Astro mi stanno piacendo tantissimo, ma visto che nello scorso episodio non ho trovato nulla, oggi ho in serbo per voi una bella sorpresa. Sono ancora tantissime le carte da trovare all'interno di questo set, come i bellissimi Arceus V Astro Gold e Arceus V Alternative Art. Riusciremo a trovarle? Ricordo che se anche voi volete provare la caccia al Charizard e all'Arceus, potete acquistare le bustine su federixstore.it e da oggi è disponibile anche l'app ufficiale. Scaricala dal tuo store o inquadra il QR qui a schermo. Io vi consiglio tantissimo di prendervi il box, anche perché si trova il mondo. Ma andiamo a vedere cosa succede. Buona visione. Ecco qui le nostre bustine di oggi. Come già detto, nell'ultimo spacchettamento non ho trovato nulla. E per questo ho una soluzione. Mi serve l'aiuto di una persona che ha più culo di me. Decisamente più culo di me. Dena? Mi serve il tuo aiuto. Arrivo. Mi servono le tue mani magiche. Com'è stato per l'Umbreon? Ti ricordi? Sì, mi ricordo molto bene. Vieni, adesso mi dovrai toccare tutte le bustine. Una per una. Toccamele tutte. Tutte? Tutte, piano piano. Brava, così. Ah, questa manina è magica. Secondo me questa manina è veramente magica. Ci stai mettendo impegno, vero? Molto impegno. Bravissima, bravissima. Dai, dai, dai. Grazie. Ciao. 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 Io vi posso assicurare che questa donna ha un culo pazzesco. Non ha senso. Beh, scopriamo subito se Sculo Dena batterà Sculo Federic. Si parte, signori, 15 bustine. Ecco, io già sento qualcosa qui, eh. Io già sento qualcosa. Non è possibile. Non è possibile, questa donna è assurda. Mincino, Baltoy, Snorant. Raga, sono carichissimo perché quando Dena tocca le bustine, come è stato per evoluzioni eteree, ha trovato l'Umbreon, quello VMAX Full Art. No, io raga... Non è possibile! Non è possibile! No! Cioè, stiamo scherzando qui. No, vabbè, non è possibile. E io non ci credo. Cioè, io non ci sto credendo. Arceus V Astro Gold alla prima bustina. Tu ti rendi conto? Cosa hai trovato? Tu ti rendi conto? Assurdo. È mia, eh. No, dai. È mio. Signori, io non so veramente cosa dire. Arceus V Astro Gold. L'unica, tra l'altro, Astro Gold del set. Ok. Vabbè, ragazzi, siamo partiti carichi. Che dire? Andiamo avanti. Ma io potrei anche già terminare qui lo spacchettamento, perché non ho parole. Tra l'altro, credo che sia il primo video nel quale trovo una carta top nella prima bustina. Primo video che la trovo subito. Forse in Towering Perfection avevo trovato subito il Noivern, vi ricordate? Un attimo che mi riprendo, eh. Un attimo, fatemi riflettere su quanto è accaduto, perché questa roba è assurda. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Devo un attimo comprendere la situazione, perché quella donna è fuori di testa. Cioè, veramente fuori di testa a livello di fortuna. Aveva trovato anche il Charizard VMAX, se vi ricordate. Premonizione e Grimmsnarl. E ora che abbiamo trovato Arceus V Astro Gold, ci manca solo da trovare l'Arceus Alternative Art. Quindi sono solo due le carte da trovare. E poi Mary, se vogliamo. Va bene, Monferno. Gloria.
Bella! Premonizione di Malpi! Bellissima questa! Allora qua di... No, in polio, pensavo c'era la V. Devo ancora abituarmi a questa cosa che le full art possono essere trovate prima della holo. Ma che spacchettamento, ragazzi! Questa è stupenda, non l'avevamo mai trovata. Ci stiamo portando avanti con le allenatrici, eh? Wow! Poi nei prossimi episodi vi faccio un piccolo recap di quanto è accaduto. Wow, bellissima poi questa carta. La TG24 su TG30. Madonna! Madonna! Ragazzi, spacchettamento per ora folle, folle. Dai, dai, ci manca solo Charizard Astro Hyper e Arceus Special Art. Speriamo di trovarli nei prossimi spacchettamenti, così poi passiamo ad altro. Visto che devono uscire un sacco di cose fighe nei prossimi mesi. Ricordo che nella sezione prevendite del Frederick Store, bellissimo questo, abbiamo attivato la prevendita per acquistare la collezione con statuina di Arceus. Molto figa, ragazzi. All'interno c'è anche la special art di Arceus, che tra l'altro non abbiamo ancora trovato né una né l'altra. Una è quella esclusiva giapponese che finalmente arriva anche qua. E l'altra, ragazzi, insomma, si trova all'interno di questo set. L'ho trovata durante la live con Sidonia, durante il Pokémon Presence, per chi si ricorda. Orgoglio di Mary, tanto ti trovo Mary, tranquilla. Barista e Breloom. Non sto trovando le carte quadro, le nuove gallery. Ho già spacchettato tipo 100 bustine, ma ne avrò trovate un paio. Una bella mosaico mi piacerebbe oggi. Lozel e ricerca accademica Holo. Inoltre invito tutti quanti a iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi spacchettamenti. A lasciarmi anche un commentino e il mi piace di supporto. Questo è fondamentale, se guardate gli spacchettamenti aiuta tantissimo il canale. Haxio, Nospass, Snorant. E ricordo che se volete acquistare questa espansione, Frederick Store, link in descrizione. Heatran e Axorus. Colgo anche l'occasione per ricordarvi che sul Frederick Store c'è la sezione eventi. Saremo al Gardacon a fine mese, come ci sarà anche Dario Moccia. Potete guardare tutte le varie informazioni su Frederick Store. Ok? Così che potete seguire passo passo tutti i miei eventi. Ultra Ball, Hitmontop, Bacino Magma, Leopard e infine Kingklang. Prime bustine, bene. Le ultime un po' scarsette, eh? Ma in 15 bustine trovare Malpi e Arceus possiamo anche accontentarci, eh. Posso anche non trovare più niente adesso. A me va bene così. Hawlucha, Buizel, Gibble, Trapinch, Energia, Exeggutor, Amici di Galar, Weavile, Garchomp Reverse e un Alcremie. Sì, dovrebbero fare più set così. Sono proprio divertenti da spacchettare. Si trova roba, ti completi il set facilmente. Decisamente sì. 4, 1, 2. Qua forse c'è qualcosa. Ambizioni di Camilla. Premura di Komor. Pachirisu. Electivire Reverse. E Heatran. Niente. Comunque preparatevi perché gli spacchettamenti ne arriveranno veramente tantissimi. Ho da aprire ancora le collezioni di Glaceon e Leafeon. Madò, quanta roba ho da fare. Quindi... preparatevi. C'ho anche le nuove stacking tin. Non so se sapete cosa sono, ma trovate tutto in prevendita. Apriremo anche quelle a breve. Bello Zarud! Questo ho mai trovato, una V che ci mancava. Anche questa trovata durante la live. Madonna, io adoro Zarud. Sì, ma dai, ma una gallery, una bella gallery, me la fai trovare? Balchoy e Magmortar Reverse. Ah, eccolo qua Zarud, tra l'altro il suo artwork mi piace tantissimo, sempre di 5 ban. Guardate come attacca questa scimmia, wow. No no, Zarud così è spettacolare, bello, dinamico,
Bello, bello aperto. Sì, con le liane. Stupendo. Diciamo che di roba ne stiamo trovando, eh? V, full art, gold. Mamma mia, vai. Oddio, c'è qualcos'altro, non mi dire. Non mi dire, oddio ragazzi, c'è qualcos'altro, non è possibile. Sculo denà. Cioè ragazzi, hashtag sculo denà, commentate. Pazzesco. Pazzesco, cioè questa donna è boh. Vediamo. Oh, Dusk Noir, la gallery. Bellissima questa gallery. Wow. E attenzione perché anche qui c'è qualcosa. Un'altra? No, un altro brandifuoco, doppia allenatrice. Allenatore in questo caso. No, ho già trovato questo. Dannazione. Però comunque bella bustina, bella. Devo fargli toccare le carte più spesso. Ed ecco qui la gallery con Angelo, dovrebbe essere. Con Dusk Noir. Madonna mia, che bellezza. Che bellezza questa carta. Le gallery. Spaccano. Spaccano veramente tantissimo le gallery. Io le adoro. Codicino. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Allora, non vorrei azzardare che ci fosse altro, ma capiamo. Magmar, Stario, Barmy. Ragazzi, il pollicione, se volete altri spacchettamenti, più me ne lasciate, più vi porto spacchettamenti, dai. Oh, la Madonna! Houndoom Gallery e Shaymin Astro! E che astro! Ragazzi, ma che sta succedendo? Cosa diamine sta succedendo? C'è. Non ha senso, non ha veramente senso. Ma che bella poi questa! Vabbè. Mentre lui è doppio, l'abbiamo già trovato. Shaymin Astro. Va bene. Raga, ultima busta. Vediamo come va. Ma io direi che abbiamo trovato tutto. Doppia gallery. Una V astro. Doppio allenatore full art. E abbiamo trovato anche l'astro gold. Cioè, l'astro gold. Cioè, in poche parole, la mia ragazza oggi ha pullato 300 euro di roba, eh. Dovrei fargli fare queste cose più spesso. 15 bustine il mondo. Va bene. Noi allenatori ci vediamo domani con un altro spacchettamento. Dobbiamo trovare la carta più rara del set. Charizard V-Astro Hyper. Riusciremo in questo intento? Mi raccomando, un mi piace, un commento, l'iscrizione. Passate in descrizione per trovare il Federic Store e tanti altri link dei miei social, Instagram, Discord, Telegram e tanti altri, anche TikTok, pensate un po', io sono ovunque, link in descrizione. Ciao allenatori!